Pallone in campo al centro sportivo, la prima squadra torna ad allenarsi dopo la bella prova contro il Torino, ma oggi, 1 febbraio, c'è da fare gli auguri a due grandi bomber della Viola. Oggi è il 1 febbraio, è anche una giornata particolare, abbiamo due ex Viola grandi, Battistuta ovviamente tra tutti e Pepito Rossi che compiono gli anni, facciamo gli auguri insieme. Certamente, con Bati ho passato tanti anni insieme, quindi giustamente gli faccio tanti auguri, mi sembra 69, 52 anni, giovane, per me è sempre giovane. E Pepito, anche a lui tanti auguri, se li merita, soprattutto per le sue vicende calcistiche, che a livello professionale, devo dire, un grande giocatore, ottimo giocatore in tutti i sensi. Poi un po' sfortunato dal punto di vista fisico. Intanto la squadra torna a allenarsi, dietro già i portieri in campo, grande prova contro il Torino, in 9 in campo, insomma di grinta se n'è vista, però adesso si pensa all'Inter. Sì, sai, ogni partita è sempre diversa, purtroppo ci è successo questo, devo dire, fare i complimenti ai ragazzi che hanno, nonostante fossero in 9, hanno giocato un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, sia di gioco ma soprattutto caratterialmente. Non è facile giocare con due uomini in meno, alla fine siamo riusciti a portare via questo punto che forse per noi va un po' stretto, perché sinceramente forse meritavamo i 3 punti, purtroppo questo non è avvenuto, però siamo contenti per la prestazione della squadra. Luca Martinez, quarta man of the match Torino-Fiorentina, è stata una partita agguerrita. Sì, bueno, primero que nada quería agradecer a todos por haberme elegido. Y sí, una partita muy difícil. Creo que cuando nos quedamos con 9, ahí fue cuando ellos se nos vinieron. Después creo que hicimos buenas cosas y nos quedamos con eso. È stata una partita difficile, specialmente giocando in 9, chiaramente avete dovuto tirare fuori tutto il vostro carattere, non basterà, c'è anche l'Inter, non è finita qui, tra l'altro Lukaku che torna, come sta il tuo collo, fai vedere? No. Credo che, bueno, va a essere una partita molto difficile, ellos están ahí peleando en los primeros puestos, pero bueno, nosotros tenemos muchas ganas de... Creo que estamos con lo de Copa Italia todavía, con esa espina que nos quedó, que no pudimos pasar, pero bueno, creo que estamos haciendo las cosas bien y creo que hay que seguir por este camino. La Coppa Italia è finita come tutti sappiamo, ma adesso c'è Ghana, c'è molta voglia di vincere, di fare bene a questa prossima partita. Tra l'altro l'Inter che torna un po' nella tua storia, perché il tuo soprannome è il Cino, era dire Coba? Sì, bueno. Creo que estoy lejos de jugar como el Chino Recoba, pero bueno, obviamente es un honor llevar un sobrenombre como él. È un onore ovviamente avere il suo stesso soprannome. L'ultima domanda, come stai a Firenze? Perché insomma ormai sono passati un po' di mesi dal tuo arrivo, sei ambientato bene, la tua famiglia sta bene, cosa dicono i tuoi bambini? Sì, bueno, mi famiglia sta acá ya conmigo, estamos instalados, estamos contentos, y bueno, creo que es una linda ciudad, un lindo club y estamos disfrutando. Bella società, bel team, la famiglia anche si trova bene, quindi in bocca al lupo, Luca, per le prossime partite. Muchísimas gracias.